Per ora le notizie sono poche e difficili da verificare, ma al largo delle coste libiche potrebbe esserci stato un altro naufragio e le vittime sarebbero un centinaio. A darne notizia è Alarm Phone, il servizio di allarme per le imbarcazioni in difficoltà, che cita il racconto di un pescatore. L'uomo avrebbe raccontato di aver soccorso 3 persone in mare e di aver visto decine di cadaveri. Secondo i 3 sopravvissuti sulla barca, che si è capovolta, viaggiavano oltre 100 persone. Sul posto stanno arrivando mezzi di soccorso. Se confermata, si tratterebbe dell'ennesima strage del mare. Secondo le Nazioni Unite, dall'inizio dell'anno sono 838 le persone morte nel Mediterraneo. Intanto, controllata a vista da motovedette della Guardia Costiera e della Finanza, la nave dell'ONG spagnola Open Arms resta alla fonda, a poche centinaia di metri dal porto di Lampedusa. A bordo 107 persone che, nonostante 6 paesi europei siano disponibili ad accogliere, il ministro Salvini non vuole assolutamente far sbarcare in Italia, e neanche l'offerta del governo spagnolo, che ha messo a disposizione il porto di Minorca, finora ha sbloccato la situazione. Sono giochi politici, forse manifestazioni di potere, ma quello che è più terribile è che vengono fatti sulla pelle dei poveri e dei vulnerabili. C'è un'altra nave che aspetta che le venga assegnato un porto sicuro. Si tratta della Ocean Viking di Medici Senza Frontiere. A bordo 356 persone, 103 delle quali minorenni. L'Italia le ha vietato l'ingresso nelle acque territoriali. Malta ha rifiutato il proprio porto e da 10 giorni la nave vaga nel Mediterraneo.